The light of green is blue, is the color of your eyes. Fill me up with you, made to feel brand new. In the dark, I take off my soul and nude with you. In the light, I feel like an angel inside of my heart, and I sing words of love that shine in paradise. Ciao Rita. Ciao. Novità dell'americana. Arriva domani. Andiamo a prenderla alla Lamezia. Finalmente. Me ne hai parlato così tanto che sono curiosa come una gatta. Ma viaggia da sola? Non credo, no? Sicuramente ci sarà quel milionario del marito. Chissà com'è un milionario. Ma come vuoi che sia? Sicuramente diverso da me e da te. Ah, Giovanna, scusa. Domani ho un problema. Mi faresti un favore? Non so a chi lasciare Roberto. Me lo guarderesti ma tu? Ma certo, portamelo quando vuoi. Ma viaggia in prima classe l'americana. Ma che ne so, forse i milionari sono ricchi proprio perché viaggiano in classe economica. Ferma, ferma lì, fermati. Ti posso mettere nel quadro, dai. No, lascia stare, sei gentile. Non vorrei essere invadente io. Tu, Giovanna, ma quando mai? Dai, eh? Curioso. Mamma mi ha raccontato tante volte della Calabria come fosse una terra rimasta 10 secoli fa. I contadini, i pastori, le donne che filano in casa. E io, dopo anni che aspetto di venirci, la prima cosa che incontro è un aeroporto ultramoderno. Silenzio nell'ora della nostra morte, amen. Camilla, vedi che Pina sarà già arrivata, eh? Che aspetti un po', nostra sorella? Noi l'aspettiamo da 35 anni. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra Pina, le donne. Pina! 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 Non ci posso credere! Pina, Pinuccia, come stai? Ce n'hai messo del tempo a deciderti, Pina? Beh, 35 anni. Come sei cambiata? Fatti vedere! Scusatemi, scusatemi, sono troppo emozionata. Anna, mi sei mancata. E tu, Rita. E tu, Camilla. Claudia. Quando sono partita non eri nemmeno nata. Pensa che la mamma voleva un maschio dopo 4 gonnelle. E invece è nato questo bellissimo fiore. E Jack? Dov'è Jack? Jack, mio marito, è rimasto a New York. Preso da tanto... Mamma, ma se gliel'hai chiesto tu a papà di non venire? Ma che sciocchezze dici? Scusatelo, ha ancora il mal d'aereo.
Jack, il mio caro Jack, forse ci raggiungerà fra qualche giorno. Ma dai, che bello! Su, su, andiamo. Abbiamo tempo per raccontarci. E pettegolare, stai zitto, tu qui non siamo in America, qui devi pesarle le parole. Secondo me, mamma Pina, come tutti i grandi, un poco ricorda e un poco se le inventa. Come quando parla mezzo italiano e mezzo come papà. Mamma dice sempre Calabria e Calabria, ma sono più di 30 anni che manca. E solo ora si è decisa a tornare, perché lo sa solamente lei. Si sono sposati quando lei aveva la mia età, 16 anni, poi via in America. In 30 anni sarà tutto cambiato. È un viaggio per riannodare quel filo spezzato oppure per dimenticare del tutto e tornarsene a New York senza più scrupoli. Ma gli adulti sono gente complicata, non si può mai capirli. Noi ragazzi almeno non ci lasciamo ingannare dai ricordi, non fosse altro che per aver poco da ricordare. Eccomi qua, vedremo. Vieni, vieni. Questa è la stanza tua e di Andrew. Ti piace? È stupenda! Che bella che è. Per me basta che c'è un letto. Lasciati guardare, Connie. Che bella che sei. Sembri una top model. E dalla foto sei identica a tuo papà. Sì, infatti lei è la copia del suo papà. Però le ho insegnato ad essere molto italiana. Infatti mangia spaghetti, pizza e le zeppole. Soprattutto quelli con le sarde salate. Uno di questi giorni te le preparo. E tu, Andrew, ti piacciono le zeppole? Andrew? Andrew? Andrew si è addormentato, cocco di mamma. Ha fatto il teatrino con una di Bivongi che ha conosciuto in aereo. Cocco di mamma. Cocco di mamma, e guai a chi glielo tocca. E tu, Claudia, fatti vedere, sei un vero splendore. Grazie, Pina, sono contenta che tu sia qui e di poter conoscere la mia sorella americana. Ciao, Andrew. Ciao, Federica. Beh, com'è andata? Così, niente di speciale. Cosa c'è, Andrew? Ti vedo troppo serio in questi giorni. Silenzioso. Allora che c'è, nipote? A me puoi dirlo. Non so, forse devo ancora ambientarmi, va. O forse non hai trovato la compagnia giusta. Ma... Posso darti un consiglio? Prendi un po' di sole, sembri una mozzarella. L'abbronzatura alle ragazze piace. E poi qui non c'è altro che spiaggia, mare, posti da visitare. Conosci un posto dove possiamo andarci, tu e io? E Connie? No, Connie non verrà, lei ha i suoi amici. E poi non le sto neanche tanto simpatico. Davvero? Non pensavo fossi così terribile. All'apparenza non sembri pericoloso. Allora di cosa dovresti avere paura? Ho detto all'apparenza, Andrew. Da quando siamo arrivati non facciamo altro che andare a cena dai parenti e bere tisane. Connie, non sei mai contenta, hai sempre qualcosa da ridire. A me piace la loro cucina. Ma tu hai visto quanta roba preparano? E se dici di no, si offendono pure. Alla faccia della miseria. Per loro è normale, Connie. Ma tu le trovi normali, quelle? Quelle chi? Sono le tue zie, le sorelle di tua madre. Ce ne fosse una normale. Zia Anna sembra un orientale. Pratica la medicina naturale e organizza matrimoni come si facevano nell'Ottocento. La suora lì ci vorrebbe ogni sera in convento con lei a recitare il rosario. La bellona che si atteggia a dama di gran mondo. Per non parlare poi di zia Rita. Assaggia questo, prova quest'altro. Come lo faccio io non lo fa nessuno. Dietro a lei ingrasserò come un tacchino. Però dipinge bene. Ho visto dei suoi quadri. Sì, la signora dei pennelli. E come ti spieghi il fatto che il marito ha scelto la Svezia e le compagnie telefoniche invece di starle vicino? Sbaglio o non si dovevano fare pettegolezzi da queste parti? Infatti io ne parlo solo con te, non avendo altro da fare. Ora capisco perché mamma ha rinviato di anno in anno questo viaggio. Lo sai meglio di me perché mamma è venuta adesso in Italia. I miei sono ricchi, ricchissimi. Il vecchio Jack ha mille affari in ogni angolo di questo mondo. Mamma potrebbe starsene in panciolle, però va in giro a cantare nei locali. I locali ovviamente sono di papà. Ma dicono che i soldi non fanno la felicità. Sarà vero? Qui in Calabria, secondo mamma, tutti pensano il contrario. Anche perché soldi non ne hanno. Oppure piangono miseria. Non lo so. Comunque mamma, che li ha, non è del tutto contenta.
che le manca? O pensa che qui, in questa terra della sua infanzia, troverà quello che non c'è laggiù? Non è chiaro. Buongiorno. Disturbo? Buongiorno. Lei è la donna delle pulizie, vero? Veramente sono la vicina di casa. Rita c'è? Eh no, dorme. Dormono tutti ancora. Tu sei Pina, vero? L'americana? Sì, sono io. Vuole un po' di caffè? No, grazie. Caffè americano, acqua colorata, non mi piace. Ma tu non ti ricordi di me? Sì, forse, se mi aiuti. Sono Giovanna, Giovanna Ranieri, la vicina. Ah, ma sì, Giovanna! Oh, scusami, è che i viaggi, il fuso orario... Ma vuoi che svegli Rita? No, grazie, dille soltanto che ero passata, lei sa. Va bene, buona giornata allora. E tuo marito? Dorme ancora anche lui? Beh, io penso proprio di no. È che in questi giorni non l'ho visto per niente. Ma Giovanna, Jack è rimasto a New York. Ah, ecco, per questo non l'ho visto per niente. E come mai? Sai com'è, lui è così preso dagli affari. Deve controllare tutti i numerosi locali che abbiamo sparsi nella città. Certo, il lavoro è lavoro. Ma anch'io a volte non so dove sbattere la testa. Ma dico, ne avrete tanti, no, di locali? Beh, sì, ne abbiamo 5. Sono tutti dei night club di lusso, esclusivi per gente molto ricca. E Jack ne vorrebbe aprire un altro a Baltimora. Lui, poverino, ha 1000 cose da fare. My little honey. Che cosa? Little Tony. Ma no, scusa, little honey. Come per dire zuccherino, miele. Ma tu perché lo vorresti conoscere? No, ma io mica lo dico per me, Pina. Io lo dico per te. Sai, non vedendolo, pensavo gli fosse successo qualcosa. Ma no, mio Dio, cosa vuoi che gli sia successo? Allora goditi la tua vacanza da sola. I mariti ogni tanto vanno tenuti lontani, altrimenti vedi che succede. È il quarto che aspetto. Ciao, Pina, arrivederci. Ciao, ciao, ciao. Fai. Non ti preoccupare, aspetta. No, c'eri prima tu. Guarda, non ho fretta. Ma tu come ti chiami? Non importa come mi chiamo, devo sbrigarmi, invece imbuca le tue lettere. Io sono Rocco e voglio dare la precedenza a una bella ragazza. Ma non sei di qua? Senti, a casa mia c'è mia zia che mi aspetta. Va bene, imbuca le tue cartoline. Però mi devi dire come ti chiami. Non ti mangio, tranquilla. Mi chiamo Connie, contento. Un bellissimo nome. L'avevo capito che non eri di qua. Sei americana! E scommetto che sei venuta in vacanza qui. Chi è tua zia? Magari la conosco. Mio Dio, ma siete tutti pettegoli da queste parti? Assolutamente no. È che non ho mai visto una ragazza carina come te. Mi reputi così antipatico? Antipatico no, ma un po' faccia tosta sì. Comunque mia zia è Rita Galati, la pittrice. Ciao! Rita Galati? La conosco! Sì! Ti ha telefonato, Jack? Sì, mi ha telefonato ieri sera. Lui gira e lavora, lavora e gira. Oggi doveva andare il giardiniere a sistemare l'erba e le piante. Sai, ho un giardino abbastanza grande, per cui quando arrivo vorrei trovarlo bello, fiorito e pulito. Comunque adesso non mi far pensare al giardino. Ma no, non pensarci, dai, goditi le vacanze. Piuttosto, a New York, che fai? Intendo dire, lavori o fai sempre salotto con le tue amiche benestanti come te? Lì ci sono tanti divertimenti. Ma io veramente canto. Ti ricordi che quando ero bambina avevo questa grande passione? Sembrava un capriccio. Però invece... E con Jack l'ho realizzata, anche perché lui non mi ha mai ostacolato. Canto nei suoi locali e ho cantato anche a Broadway e a Brooklyn. Vorrei proprio vederti cantare. Un giorno magari. A proposito di musica, sabato prossimo Luigi festeggerà il compleanno. Anna sta già preparando il terrazzo. Lì potresti cantare. Verranno tutti. Anche Lucrezia con quell'esaurito del marito. Già, il marchese, ricco e donnaiolo. E Giovanna, Giovanna te la ricordi? Ha 3 figli e aspetta il quarto. Pensa, poverina, non si ferma più. È curiosa da morire, però è buonissima. Passa spesso di qua. Magari con la scusa di chiedere qualcosa. Si mette a curiosare
E si sfoga pure con quelle peste dei figli. Ma lei è più giovane di me. E quando sono andata via aveva solo 3 anni. Jack, forse se non mi fossi sposata con lui sarei rimasta qui, sposata con qualcun altro. Ma chi può dirlo? Ma tu sei felice? Sì, mi sembra di sì. Vorrei che Jack fosse più presente, più vicino ai miei sentimenti, ai miei desideri. Andiamo tutti di corsa, non so verso che cosa. Sì, sto bene, ho soldi, ho una bella casa, ma volevo un uomo più semplice. Non mi ha mai dato dispiaceri, questo è vero. Ma ho una voglia, una malinconia di quando ero ragazza che non mi passa mai. A chi lo dici? Forse siamo tutte un po' così. Pensa ad Anna che sembrava la più forte. E io che volevo fare l'attrice da piccola, te lo ricordi? Tutti hanno pensato che fossero fantasie da ragazzina. Io invece volevo davvero studiare per diventarlo. Ma ormai tu hai la tua famiglia, i tuoi quadri, la tua arte. Non bisogna mai disperare. E poi ai sogni non si deve mai rinunciare. Forse, chissà, un giorno... Vieni, vieni, vieni. Aspetta, aspetta, fammi dare un'occhiata. Dai, è dopo. Tutto bello qui. Dopo, vieni, adesso c'è Vilma dentro. Sì. Di sicuro non la riconoscerai. Guarda, presto, sono impaziente di fartela vedere. Dai, entra. Vilma? Vilma, dove sei? Vieni, c'è una sorpresa. Eccomi, sono qua. Ciao. Guarda, la riconosci? Vilma! Ciao! Ciao! Come stai? Mio Dio, come passa il tempo. Beh, sì. Eri proprio una bambina quando io sono partita. Già. Vilma abita in campagna, ha sposato un giornalista napoletano. Già, non lo sai, ma è un matrimonio da tempo in crisi. Sì, è vero. Beh, ma accomodiamoci in salone. Vieni, vieni. Rachele, vedi tu chi è? Vado subito, baronessa. Salve. Ciao, Salvatore, entra. Sono di là. C'è anche la signora Vilma. Che brutta tosse. Ma ti curi almeno? E a che serve? Tanto nessuno sa dirmi cos'ho. Lo so, è lo stress. Colpa dei tuoi padroni nobili. Poveracci, ma nobili. Dovresti prenderti una vacanza. Solo tu hai il coraggio di sopportarli. Sì, ti dico che è così. Ma beh, no, è divertente. Io non lo so, però. No, no, sì. Salvatore, sei tu. Disturbo una conversazione tutta al femminile. Cercavi Alfredo, vero? Sì, cercavo Alfredo per quella questione del trattore. Ti presento una mia amica, Pina Russell. Salvatore Cardelli, l'agronomo di casa. Piacere di conoscerla, signora Russell. Russell è il cognome di mio marito. Io sono Calabro, ma per te sono semplicemente Pina. Sapevo del tuo arrivo, Pina, ma di te, Vilma, nessuno mi ha mai detto nulla. Sai, io sono in incognito, ma dimmi, come stai? Appena mi riavrò dall'emozione, starò meglio. Bene, bene. Sai, così è la vita. Oggi la casa si è riempita di sorprese. Ma che bello. Mi sembra di tornare indietro quando ero bambina. Qui però è molto diverso da 30 anni fa, 40 anni fa. Le abbiamo dato una rinfrescata, ma verranno presto da Roma degli architetti, un restauratore. Questi quadri sono antichissimi, valgono chissà quanti euro. Scusate, non vorrei aver disturbato. Magari torno più tardi quando c'è Alfredo. Ti accompagno io, Salvatore. E allora mi stavi dicendo dei restauri? Ma quali restauri, Pina mia? Quali architetti? Non abbiamo un soldo. Quel disgraziato di Alfredo si è mangiato il suo e il mio. I quadri? Un giorno o l'altro chiamerò il rigattiere. Altro che restauro. Mi dispiace, cara, mi dispiace. Ci sono problemi. E chi è che non ne ha? Senti, ma ci vediamo in questi giorni, no? Non lo so, non posso prometterti nulla. Ora va. Ehi,
Lucrezia, non fare così. Si sistemerà tutto. Basta. È la fine. Come nobili siamo proprio decaduti, Pina. Anzi, più che decaduti. Abbiamo proprio toccato il fondo. Troppo piccolo per me, non va bene per il surf. Occorrono onde più grandi. Ah, sì, per uno sportivo come te. Tennis, surf. Ma a ragazze come va? Sono molto corteggiato, zia. Sarà per via dei tuoi occhi azzurri, immagino. Sarà perché sono molto tenero con loro. Allora vacci piano con questo sole. Scotta per uno delicato come te. Cosa mi consigli? Girati. Faccio un bel massaggio con la crema. E non farti venire cattivi pensieri. È il mio lavoro. Come lo fai bene, zia? Eccolo qui il vecchio Jack. Chissà perché è arrivato prima del previsto. Eccolo il milionario tanto atteso da tutti. Già, meno che da mamma. O no, non si sa. Ma abbiamo di fronte parecchi giorni per scoprirlo. Io pure voglio scoprire fino a che punto sono calabrese. Di tutte le donne che c'erano, perché mio padre ha scelto una di qui? Lui racconta che venne qui per turismo e via, colpo di fulmine, amore, matrimonio, partenza. In poche parole, un destino o qualcosa del genere. Che diavolo ci fai tu qui? Dopo 35 anni di matrimonio, riesco ancora a sorprenderti, eh? Ciao, amore. Jack, ero convinta di essere stata chiara con te. Se dessi retta a tutto quello che dici, saremmo a posto. E come mai? All'improvviso hai cambiato idea? Beh, Frankie Costello mi ha parlato di una siciliana sposata con figli che è venuta in Italia. E allora? Beh, non è più tornata a New York. Se ha sposato uno come te, ha fatto bene. Sei venuto a riprendermi, Jack? Hai forse paura che anche io possa scappare da casa come la siciliana? Perché? Ci stai pensando, baby? Oh, ma smettila! Quante volte ti ho detto di venire? E adesso che sono partita da sola, hai capito che riesco a prendere qualsiasi decisione? E poi mi irriti! Mi irrita tutto questo spreco! Una Bentley! Tutti devono sapere che è arrivato lui, vero? Naturale, darling. Tutti devono sapere chi è Jack Russell. Ma lasciamo stare. Sono anni che litigo da sola. Con te è inutile. Guarda che ti avverto, io sono venuta qui a stare con le mie sorelle. Tu che le hai sempre snobbate. Comunque entra e fai piano. I ragazzi ancora dormono, anzi dormono tutti. Potevi anche arrivare in un orario più decente. Sei sempre la solita, baby. Relax, relax. Come inizio non c'è male. Figuriamoci il seguito. Eh sì, anche i ricchi piangono. Veramente, più che piangere, litigano. Però lui che bell'uomo che è. Bello, bello. Ma che noti di bello in questo americano che sembra un coriandolo ambulante? È bello, anche i suoi milioni sono belli. Però di la verità, Fortunato, non è vero che i ricchi sono sempre contenti, ma... L'americana non ha gradito, lo si vedeva chiaramente. Sfido io, è finita la libertà, altro che zucchero e miele. Little Tony, ma... Chi è? Sono io, Pina, apri! Ma che sorpresa, entra! Ti stavo giusto pensando. Anche io. Stamattina sono andati tutti al mare e mi sono detta, quasi quasi vado a trovare Anna. Hai fatto bene, oggi sono libera. Da matrimoni e da visite paramediche. Vieni. Ma com'è carino qui, Anna.
Brava. Sei sempre stata brava. Complimenti per la casa. Grazie. Ho sofferto molto quando hai avuto il fallimento del tuo matrimonio. Avrei voluto essere qui, consolarti, darti tutto il mio appoggio. Grazie. Vieni, sediamoci. Dai, su Anna, raccontami. Sai, non è stato facile. Ho ritrovato la serenità con i miei due figli, Luigi e Nirvana. Luigi vive a Milano e fa l'avvocato. Nirvana fa la designer e vive a Londra. E poi con Giorgio siamo rimasti in buoni rapporti, siamo amici. Questo è già importante. Ma in effetti non abbiamo avuto problemi seri. L'unico attrito scaturiva dal fatto che Giorgio mi considerava troppo perfettina, troppo precisa. Non accettava che fossi tanto rigida e legata alla cultura orientale. Ma non è così. Anch'io so essere spensierata e so anche essere trasgressiva quando voglio. Ah, questi mariti. Ma credo comunque che il principe azzurro non esista proprio. Raccontami del tuo principe azzurro, che anziché portarti via col cavallo bianco, ti ha fatta salire su un aereo portandoti via da noi. Jack Russell. Che vuoi che ti dica? Lui è americano, la sua mamma è trentina, anche lei, capirai. Sono simpatici, hanno i soldi, ma non hanno la nostra sensibilità, il nostro cuore. Non posso certo dire di essere infelice. Sono malinconica. Mi manca la mia terra. Mi mancate voi tutti. Però chi lo sa, forse un giorno... Sai che ti dico? Non lo invito, Jack, al compleanno di Luigi. Rita mi ha raccontato dei vostri litigi. Connie ed Andrew ci rimarrebbero male senza il loro papà. In ogni caso, decidi tu. Però che posto, ragazzi. Bello, ma bello, bello. I monti da una parte e di fronte un mare verde, azzurro e di tutti gli altri colori. Una spiaggia calda, rosa. Ecco perché mamma si innamorò e Jack pure. Io mi figuravo un posto adatto a quei ricordi, a quei palpiti. Ma un conto è immaginarli con un oceano in mezzo, un altro è starci. Quasi quasi, se capita l'occasione, mi innamoro anch'io. Io di uno di qui come mamma di uno di là. Vedremo. Sì, certo. Scusa. Dimmi, Anna. Notizie di Suor Camilla? No, Carmen non c'è perché è arrivato un vescovo da Napoli in visita al convento. È del Venezuela, quindi ci tenevano molto. Ho capito. Sai che ti dico? Andiamo a preparare. Va, perché sennò... Luigi! Zia mia bella! Ero così piccolino che non mi ricordavo più di quant'eri bella, buonona! Oh, complimenti, zio Russell! È bravo, l'hai trovata proprio bella la zia! Allora! Caro nipote mio! Caro, sono veramente happy! Happy, contenta! Avvocato mio, sei l'orgoglio della famiglia! È vero, è vero! Certo, se ci fosse stato tuo nonno, a vederti così sarebbe stato felice. Dai, zia, su, non essere triste, dai. Adesso siamo di nuovo insieme. Dai, ci vogliamo bene, stiamo insieme. Adesso ci godiamo la festa, d'accordo? Ok. A proposito, dov'è Connie? 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 La pasta è pronta. Oh, chi non vuole il formaggio alzi la mano. Allora, niente formaggio per Vilma, per Lucrezia, per Fortunato, Andrew anche per te, ok? Fermi, fermi, facciamo un brindisi. Sì, ci sto. Questo vino è bello e fino, rende allegri i giorni grigi. Brindisi faccio al nostro caro Luigi. Grazie. Ragazzi, che abbuffata. Ha ragione zia Claudia. Nel resto del mondo la gente si nutre, solo in Italia si mangia. In Calabria poi. Quando torno in America mi porterò dietro parecchi chili in più. Io la volevo senza formaggio. Però non avevo mai visto occhi di velluto come quelli di Rocco. Hanno il colore delle colline e mandano luce come il cielo. Se è vero quello che raccontano della storia di qui, sono pieni di magia. Se succede, sarà tutta colpa del sole, dell'acqua, del venticello e della sabbia profumata e di un tempo antichissimo che non passa mai. Comunque, o mare o occhi vellutati, mi sento un po' stregata. E anche Andrew uno scherza. Secondo me, stregato lo è un po' anche lui. Si è rimbicillito dietro a zia Claudia.
Bella ragazza, a parte che è zia. Bella, però non la capisco. Cosa nasconde la zietta? Arriva la torta! Evviva! L'accendina, l'accendina! Una meraviglia! Accendiamo! Ecco qua. Luigi, spegni la candela. Certo, sono venuto apposta. Siete pronti? Sì! Tre, dov'è? Tre, due, uno... Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday Luigi, happy birthday to you. Zia, mi hanno detto che sai cantare in modo straordinario. Mi devi cantare una canzone, me lo fai questo regalo, dai, per piacere, per piacere, per piacere. Su, canta. Oh, yes, my darling. La sai New York, New York? Ma certamente. Dai, me la canti allora? È il mio cavallo di battaglia. Dai, che bello, canta. Allora ti ascolto, dai. Ok. Star spreading the news. Today I run away apart of it. New York, New York, these beggar down shoes. Ma cosa state facendo voi due? Rachele, e tu, disgraziato, cosa state facendo? Niente, signora baronessa, stavo solo cercando di togliere qualcosa dall'occhio del signor Marchese. Zitta tu, Alfredo, guarda che questa volta te la faccio pagare. Giuro che te la faccio pagare, lo giuro, lo giuro. Lucrezia, ma che ti succede? Che mi succede? Vorrei vedere se sorprendessi tuo marito con la domestica. Ma signora baronessa, c'è un equivoco. Io sono innocente. Tanto per cominciare, fai il tuo bagaglio e vai via. Ma dove vado? Io non ho nessuno. Lo sapete che sono sola al mondo. E poi ho anche io i miei problemi, sa? Così impari ad essere una donna per bene. Giusto voi parlate. Proprio voi. Perché? Che cos'hai da dire sul mio conto? Ma se lo sanno tutti che Salvatore Cardelli è il vostro amante... Vostro e di vostra sorella. Brava, Lucrezia! Non crederei mica alle parole di una svergognata. Beh, conoscendoti credo più a lei che a te. E poi non sono una svergognata. Io stavo solo cercando di aiutare il marchese. Adesso basta. Chi è l'amante di Salvatore Cardelli? Lei! Te olvidé, no pienso en ti, ni a todo lo que fue, si de verdad pasó, no acuerdo más, no, del amor que yo te he dado, no pienso en ti. Ni a cuánto te he extrañado. Yo no pienso al rinconcido donde me juraste amor, ni siquiera en la playa donde la sola de la emoción viene, 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 va. Ma che cosa è successo ora? Niente, è che siamo alle solite. Abbiamo punti di vista troppo differenti. Ma magari, non so, potresti anche essere un pochino più accondiscendente. Senti, Rita, io sono venuta qui dopo tanti anni. Adesso lui pretende che io vada a Roma dalla sorella. Per qualche giorno, dice lui. Sua sorella, un'altra quella. Ma lo sai che lavora all'ambasciata americana ed è sempre nel jet set. Comunque non me la dai a bere. Altro che Roma e ambasciata. Senti, Rita, come dici tu? Comunque, se stiamo un po' lontano, vedrai che ci gioverà. E se no, addio. Come sei americana. Yeah.
Ora smettiamola, basta pensare alle cose tristi, cara. Io sono venuta qui per essere serena, tranquilla possibilmente, come quando eravamo ragazze. Dì, ma c'è ancora la festa a Gasperina? Io mi ricordo che mi piaceva tanto ballare con... come si chiamava? Peppe, se non erro, vero? Ma sì, Peppe e Donato, il contadino. La festa a Gasperina la fanno ancora. Lui ha saputo che sei venuta e ci ha invitate. Ti ricordi? Da ragazzino era sempre innamorato di te. Sì, sì, ho capito. Comunque ortolano era e ortolano è rimasto. Ma che c'entra? Si arrangia. Però è un simpaticone, dai, ci terrà tutti allegri. Ti va se andiamo? Ok, organizza tu il tutto. E intanto passano le settimane e mi convinco di una cosa. Questo viaggio nella mia terra d'origine sta diventando giorno dopo giorno una magnifica scoperta. Mamma è partita troppo presto per capire tutte queste belle cose. Non sarà questo il vero motivo della vacanza? Hai vinto un giro in omaggio, bravissimo! Ok ragazzi, arrivati, altro giro. Cioè che mamma abbia voluto che io e Andrew vivessimo, anche se per una breve estate, ciò che a lei venne a mancare da ragazza. Vuoi vedere che ho indovinato il motivo di questo viaggio? Molto bene. Se è così, grazie mamma. Accomodatevi alla cassa a ritirare il gettone in omaggio. Ok, questo è tuo. Grazie. Ciao. Questo è tuo, ciao. Grazie. Facciamo un altro giro? Dai, Andrew, non farti pregare, andiamo al festival ora. Ma qui ci divertiamo di più. Sì, ma i patti erano chiari prima alle giostre e poi al festival, quindi? Mi tratti come un bambino. Va bene, facciamo un'oretta, niente di più, eh? Incontriamo tanti amici, ti presento qualcuno. Non ho voglia di vedere nessuno, a parte te. Muoviti! Guarda quanta gente stasera. Però per me ci sei solo tu, Claudia. Mi devi chiamare zia, quante volte te lo devo ripetere? E poi che penseranno i tuoi nonni? Loro hanno sempre qualcosa da ridire. Poi noi abbiamo la stessa età, Claudia. Ah, scusami, zia. E se posso permettermi, te la porti proprio bene. Smettila. Guarda che lo dico a tua madre. Sempre là, pensi. Io sono tua zia e tu sei mio nipote. Ma di solito le zie sono tutte brutte e vecchie. Guarda zia Anna, ha mezzo secolo. E zia Carmen, la suora, quant'è antipatica, guarda. Sempre a spettegolare. Guarda che non si parla male dei parenti. Per fortuna che ci sono le zie belle e giovani come te. Andiamo a vederlo, questo film? Magari sarà pure un film impegnato. Sarà sempre meno impegnato di quanto ti stai impegnando tu stasera a fare lo scemo. Io non esco più con te, te lo giuro. Allora ti toccherà uscire con Siarita e il figlio Roberto, pesanti come una roccia, vai. Che fai? Mi lasci qui davanti al festival di Soverato? Che nipote sei? Deluso. E tu che zia sei? Una curiosa di vedere come andrà a finire. Ma guarda tu chi mi doveva capitare. Da zia, poi. Meno male che ritorni in America. Ma perché non ce ne andiamo insieme? Sono persino disposto a portarti in Delaware o in Dakota. Lo sai quanto gliene importa che in Italia siamo parenti, tu e io? Ti posso portare anche in Alaska, se ti va. Tu sei matto, come tutti quelli della nostra famiglia, del resto. Allora peggio per te. Ci tieni proprio a vedere questo film? O vuoi che ce ne andiamo noi due da soli? Ancora, insisti? Che zia tosta, si dice così in Italia, vero? Impari presto a fare il Latin Lover, tu. Che? Il Don Giovanni, il cascamorto. Ma non sei americano, scusa? Andiamo, va, che è meglio. Mi sto ricredendo anche sulle mie zie. Non ti fanno sentire mai sola. Basta guardarle, basta guardare il loro sorriso. Sto imparando anch'io questa rara virtù. In fondo abbiamo lo stesso sangue e l'uguale pelle luminosa. Mi piace il loro profumo. Sa di vento e di erbe aromatiche, di sale e di fiori.
Sono loro i miei grattacieli, le mie fontane, i miei prati. Mia mamma è tutto questo mondo che ho ritrovato nelle mie zie. La sua vera forza, il suo vero fascino è in tutto ciò che ella racchiude. Qui sono le mie radici. E passeggiare per il mercatino è un vero spasso, un centro commerciale a cielo aperto e con la gente più strana del mondo. E quanta roba! Gente. Giocano, niente di particolare. Che tipo di giochi? Io timo. Vuoi sapere per caso chi era? Sinceramente no, ma se proprio vuoi dirmelo. Un greco, famoso per la sua forza, che vinse 3 Olimpiadi. Però... Poi, per amore, sfidò a duello uno spettro. E non mi dire che ha vinto? Certo. L'amore vince sempre. Quasi sempre. Connie. Mi ami. Rocco, non ricominciare. Per favore, non ricominciare. Perché non resti qua? Non ti piace, soverato? Figurati, fra un mese, quando me ne andrò, non ti ricorderai nemmeno che ci sono. Ma no, che stai dicendo? È impossibile. Tu mi piaci da morire. Mi devi credere, Connie. Chi non muore si rivede. Ciao. Se quest'anno perdiamo, la colpa è tua. Tua, oddio. Perché colpa tua? Perché non partecipo. L'anno scorso ero il loro capitano. Oggi il capitano ha di meglio, vero? Qualcosa di più figo. Smettila, non ho voglia di litigare con te. E chi litiga con te? A me importa solo che perdiamo. Che figura. Niente di particolare, eh? Chi era la tua ragazza? Acqua passata. Ti dispiace? No, no, non mi dispiace. Carina, però. Mai quanto te. Senti, Rocco, non ricominciare. Tu sei un caro ragazzo, un amico. Un amico? E scusa, ti sembra poco? Ma io ti amo, credimi. Senti, se non la smetti, pianto tutto, giochi anche te. Ma allora perché esci con me? Perché, Connie? Perché mi stai simpatico e mi piace la tua compagnia. Solo per questo? E che altro, se no? Preferirei un ceffone da te che un bacio da tutte quante le altre. Stupido! Che sfacciato, Rocco, a chiedermi di andare sulla spiaggia al buio. A contare le stelle, dice. Sì, le stelle. Fossi nata ieri. Sfacciato. Ma che dolce. Lo schiaffo? Se ci riprova, gliene rifila un altro. Ma uno che gli fa passare la fantasia. Oppure un bacio? Beh, al momento vedremo. Assaggia un goccino. Non è ottimo come quello mio di casa, però... Se è per questo, è migliore il mio. Ciao, Peppe. Buonasera, Don Tommaso. In bella compagnia stasera. Ciao. Gli amici li conosco. E questa così graziosa signora? Don Tommaso Scala, il proprietario dell'Hotel Garden, quello sulla collina. E di tutte quelle vigne. La signora... Già, la signora americana. Pina, mi pare. Ho sentito tanto parlare di lei. Spero in bene. Certo, di lei non si può dire altro che bene. Le è piaciuta la festa? Abbastanza. E non ha visto ancora il meglio. Stasera è in piazza. Stasera, Don Tommaso, sono invitati da me. Se volete favorire.
Peccato, proprio stasera. Quasi quasi mi rapisco la signora Pina e ti lascio gli altri. Che ne dici, Peppe? Certo che no. Ma lasciamo decidere a lei. Viene a ballare la tarantella o preferisce andare a prendere qualche chilo con la cucina pesante di Peppe, tutta a sugo e peperoncino? Non posso davvero rifiutare, però spero di incontrarla in un'altra occasione, signor Tommaso. Lo spero, lo spero. E Tommaso basta. Va bene anche Masino. È un vero peccato stasera. Si è fatto tardi, dobbiamo andare. Su, per favore, dai, andiamo. Quanta fretta! A presto, Tommaso, a presto. Mamma, sarà bene tenerla sotto sorveglianza. Mi pare un po' troppo saltarellona. Una ha 16 anni e con una mamma grande non se l'aspetta che anche le mamme si possano innamorare. Per scherzo, spero. Se no, il vecchio Jack, geloso com'è, fa una tragedia. Ciao, Connie. Che vuoi? Sei ancora offesa? È quello che meriti. Dai, ciao. Mi faccio perdonare. No. Ti ho comprato un regalo. Non mi interessa. Che regalo? Se mi fai un sorriso, te lo dico. Va bene così? E vabbè, dai, mi accontento. Lo vedi che quando sorridi sei bellissima? Rocco, per favore, non ricominciamo, eh? Va bene, eccolo. Ah, il doppio dei symbols. Spero di aver scelto bene. Guarda, stavo giusto per andarlo a comprare, grazie. Dai, allora, mi perdoni? Se mi prometti di fare il bravo, sì. Beh, diciamo che ci proverò. Ci proverai? Proverò a fare il bravo, che hai capito? Se no, un altro schiaffone. Guarda, mi ricordo ancora quello di Utimo. Sei più pugile tu che lui. Ecco, Suor Camilla, il libro che mi avevi chiesto. Qui si parla della chiesetta della Marina, tutta una storia. Vedi, è scritta qui. Grazie, Elena. Ma questo libro non è per me, è per Pina. Io l'ho letto, lo abbiamo in convento. Ed è un saggio storico molto serio. Pina, è per te. Oh, grazie. Bello, è bellissimo. Veramente, non me lo aspettavo. Chi l'ha scritto sa il fatto suo. E tutti i documenti genuini. L'abbiamo pubblicato perché avevamo bisogno di fondi. La chiesetta ha bisogno di restauri. Per il momento sono stati fatti gli interni, ma rimane ancora la facciata. Comunque lo porterò di certo con me in America. Grazie, sarà un onore. Devo lasciare qualcosa. Ma non disturbarti, Pina. No, quale disturbo? Per la nostra chiesetta questo ed altro. Dio ti benedica. Sì, Dio mi benedica, ne ho proprio bisogno. Però non voglio che si sappia. Non preoccuparti, li metteremo qui nella cassettina. Senti, c'è un confessore, per piacere. Vieni con me, seguimi in sagrestia. Scusa, tu prendi questo libro e aspettami qui, per favore. Ne avrai per molto? Ma non lo so, siediti e aspetta qui. Peccato andare via così presto. Sì, ma c'è troppo vento. Di sole ne abbiamo preso abbastanza. Sì, hai ragione. Torniamo domani. Certo. Oh, quale Salve. Piacere incontrarvi. Dove ve ne andate? Volete un caffè? Si dice caffè, ma quello che volete. Una bibita fresca, un gelato. No. Neanch'io, grazie. Abbiamo già preso. Grazie. Mi offendo. Beh, guardi, non insista. Sarà per un'altra volta. Ci saranno altre occasioni. È una promessa? Chi lo sa. Comunque, adesso ci scusi. Abbiamo i preparativi perché sabato abbiamo gente a cena, dei parenti. Ah, è domenica? Domenica andremo a vedere il corteo della processione. E lei? Ah, io sarò in testa con il mio mostro acquatico. Anzi, perché non viene anche lei? E dove? Sulla mia barca.
Lei e le sue sorelle, si intende? E beh, chieda a loro. Io no, ho paura del mare. Ha visto? Non si può. Peccato. Comunque, se cambiano idea, questo è il mio numero. Ah, grazie. Ma che bella moto. Vuole fare un giro? Beh, magari, ma non ho il casco. Ah, ne porto sempre uno di scorta. Anche se la mia testa è già dura di suo. Lo senti, Rita? Questo ha la testa dura. Ciao, sorellina. Ciao. Mi raccomando, vai piano. Non sono più una ragazzina. Sei in buone mani, non ti preoccupare. Va bene, vai. Ciao, zia. Ciao. Mamma è qui? No, non l'ho vista. Non l'hai ancora finito, questo quadro? Eh sì, prima o poi lo devo completare. Certo, zia Pina parte, il quadro non è pronto. A quest'ora Michelangelo avrebbe già terminato la Cappella Sistina. Vediamo. Dai, mi manca poco, giusto i volti. Hai detto niente, zia, i volti. Questa non è mica una foto, devi tirare proprio fuori l'anima che c'è nel soggetto. Non è una questione di facce, scusa. Ma è normale, che ritratto sarebbe altrimenti? Vedi? Qui, ad esempio, ci metto zia Pina, l'unico anello mancante. E che anello mancante? Qui basterebbero solo i boccoli che c'ha in testa. Guarda che i boccoli li ha fatti venire lei a tutti in questa estate indimenticabile. Che bella che suor Camilla. Diciamo pure che tra voi, secondo me, è quella più normale. Ha questo volto così sereno. Ieratico, sì, ieratico. Se non ce l'ha lei. Vedi? Sullo sfondo, qui, farò il sole e una luce. La rivelazione divina. Maledetto sto coso. Pronto? Ah, Sabrina, ciao. Sì, ti stavo giusto pensando. Sì, no, non mi disturbi, dimmi. Ah, sì, sono libera. A che ora? Ok, d'accordo, va bene. Ciao, a dopo. Ciao, ciao. Vedi, gli scocciatori una volta dovevano venire a domicilio, adesso con i cellulari. Dai. Procediamo, che la cosa mi piace. E zia Pina, la mettiamo in quel vuoto. Con la bocca aperta, tanto lei canta. Le fai un bel cappello con i carciofi e le rose, tanto è americana. E le sorelle Materassi. Ma che titolo gli do a questo quadro io? Vabbè, dai, ci pensiamo dopo al titolo. Senti, e noi nipoti non ce lo meritiamo un posto sulla tela? No. Tu, niente del tutto. Vai. Guarda l'albero, il nostro albero com'è cresciuto, te lo ricordi? Sì, mio Dio, eravamo solo due bambine. Eh sì, e la nonna? Ti ricordi la nonna? Guai se ci trovava qui. La nonna ci diceva sempre: scendete, queste sono cose da maschi. D'altra parte era all'antica, poverina. Noi qui parlavamo di tutto, di Giannino anche, il figlio dello zio Paolo. Ti ricordi quanto ero innamorata di lui? Lui però adesso vive a Milano e lavora in banca. A me invece piacevano e piacciono ancora le pecore. Chissà, quelle forse erano le bisnonne o le nonne di queste qui. Mi ricordo che un giorno la mamma dissi proprio che volevo fare la pecoraia. Lei mi diede uno schiaffetto. La mamma mi manca molto. Ha sofferto tantissimo quando nonno ha dovuto vendere questa proprietà. Senti, ti posso dire un segreto? Come no? Come ai tempi dell'albero? Saliamo! Su. No, adesso no, forse una volta, adesso non ce la farei. Allora dimmelo qua, questo segreto. Beh, sai, forse sono sciocchezze, fantasie, però se voi siete d'accordo... Ma è così difficile? No, tutt'altro. Basta avere... Che cosa? Ora me lo dici. Sì, dai. Però andiamo a sederci. Va per favore. È
Allora, Rita, io te lo dico, però mi devi promettere di non ridere. Aspetta, aspetta, che indovino. Tu? Proprio così. Io voglio comprare il casolare, le pecore, l'albero, ogni cosa. Io sarò la proprietaria e voi gestirete il tutto. È un capriccio che ho da parecchio tempo. Pina, ma quanti soldi hai tu? Chi? Io? Beh, qualche migliaio di dollari ce li ho. E poi c'è chi l'è per me, non ti preoccupare. Già, tuo marito. Sta tranquilla che se glielo dico una seconda volta lui non se lo fa mica ripetere. Comunque, torniamo. Allora, saluta le pecore che porta fortuna, va bene? Ciao pecore, addio! Bella serata. Bella. Troppo per restare da sola. Che fai? Non sono sola. Ora ci sei tu. Che faccio? Ascolto il rumore del mare. Risposte misteriose, come sempre. Come tanto tempo fa. No, tanto tempo fa. Ma cosa vai ricordando? Si vede che non era destino. Shh, godiamoci la serata e il mare. Ma io ti voglio bene come allora, Salvatore. Un po' poco. Mi basta. Tuo marito? Ma ci vediamo ogni tanto. Un altro errore della mia vita. Lascialo. E che cosa cambia? È una cosa inutile. Ormai non va più da un pezzo. Prendi atto della realtà. Un avvocato, 4 carte, 1 anno, 2 e sei libera. Un anno, dici? Chissà cosa succederà fra un anno. Dove saremo e se ci saremo? Che dici? Fra un anno, se vuoi, tu e io. Zitto, zitto. Ascoltiamo il mare prima che cominci qualche musica assordante. E non parlarmi di domani. Che c'è? Ho freddo. Strano, non ti senti bene? Accompagnami a casa, ti prego. Certo. Povera Rachele, così giovane. Lo so che ero giovane, lo so troppo bene. Ti faceva tutto in casa. Poverina, però non ha parenti, non ha nessuno. Ce la dobbiamo piangere noi. E pagare le spese pure. Zitto, ti sentono. Chissà se c'è rimasto qualcosa nel suo libretto postale. Rimasto? Ma se lo hai prosciugato? Beh, sì, magari qualche euro l'ho preso in prestito, ma provvisoriamente. Prestito? E ora glielo restituisci nell'aldilà, glielo mandi con un corriere. In cambio le faremo una bellissima tomba. Un altro debito, uno in più, uno in meno. Tanto non li paghi. Tutti assieme, sempre, a cene, bagni e funerali. Rachele è morta, ma loro ne parlano come fosse viva e vegeta. Per la verità stava male da tempo, però andarsene così all'improvviso nessuno se l'aspettava. E poi qui non è come da noi in America, che la morte è morte e la vita è vita. Qui tra le due cose c'è una certa confusione. Mi piace sempre di più questa terra, a parte che tutti si lamentano di ogni cosa. Secondo me è per questo che frequentano i funerali. Ma guarda tu che festa! Se n'è andata, me la volevo sposare! Me la volevo sposare! I'm sorry, I don't understand. Ma come faccio adesso? Mi faceva tutto, 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 tutto. I'm really sorry. I just don't know what you're saying. Mamma mia, mi sono perso. Me la volevo sposare. I can't offer any words of comfort. I don't have your language. Condoglianze. Era come una di famiglia per voi. E quanto vi voleva bene. Anche noi se lo meritava, Rachele. Benedetti tutti i salari che le abbiamo pagati.
Non si può negare che abbiamo avuto successo noi tre e gli americani. Ne restano di cuori infranti in Calabria quando ce ne andiamo. Il bel marinaio, 1. La zietta giovane di Andrew, 2. E Rocco mio, 3. Rocco, dove sei? Se te la sei presa per lo schiaffo, allora sei un tontolone che delle ragazze non capisce niente. Però un giorno sulla moto, un giorno alle feste, un giorno in barca. Secondo me, cara mamma, meno male che partiamo. Decisamente se lo viene a sapere Jack, gli spacca la faccia a pugni a quel Don Tommaso. Esattamente come succede nei film. E a te ti torce il collo come una gallina. Altro che processione. Beh, spero proprio di sbagliarmi, cara mammina. Però finché non tornate, c'è poco da stare tranquilli. Sorella. Buongiorno, Peppe. Roba fresca, roba di prima scelta per voi. Lo sappiamo, Peppe, che sei un bravo cristiano e un bravo ortolano. Ce ne fossero come te. Grazie. In questo mondo di... lasciamo perdere, sia fatta la volontà di Dio. Sempre, sorella. Cos'hai portato, Peppe? Pomodori sanguigni, insalata verdissima. Quanto vuoi? Fate voi. 10 euro, va bene? Va bene, sorella, come no? È il resto in suffragio dei miei morti e in sconto dei miei peccati. Va bene. Ecco qua. Arrivederci, Peppe. Arrivederci. Non volete un poco di basilico? Quello lo coltiviamo nel nostro orto. È un peperoncino? Va bene, grazie. Arrivederci, Peppe. E se domani ho della buona frutta? Va bene, domani. E non vi serve della salvia, dell'alloro? No, Peppe, te ne vuoi andare? Che hai stamattina? Niente, sorella, niente, e io? E chi ha qualcosa? Nessuno, sorella. Me ne vado, domani quando vengo per il basilico. Il basilico? Per il sedano. Sedano? Quale sedano, Peppe? È che se non parlo scoppio. È solo con voi io posso... Parla, dimmi. Vedete, sorella, il paese è piccolo. Sì, il paese è piccolo e la gente mormora, dai, raccontiamoci i proverbi. Sapete, lei... Lei? Chi lei? Lei, Pina. Pina? Pina, è quel Don Tommaso della malora. Scusatemi, non so stare zitto. Pina e Tommaso, parla, su, avanti. Ah, io non so niente di preciso. Però si vedono. L'altra sera erano insieme a mangiare un gelato. E che c'è di male a mangiare un gelato? E la sera prima li hanno visti insieme al ristorante a cena. A cena? Ah. È il giorno della Madonna a mare? Erano da soli sul motoscafo. Nella processione, vuoi dire? Sì, ma poi sono spariti. Ah, io non so niente. Forse era meglio che non parlavo neanche a voi. Vabbè, grazie, Peppe. Ma vedrai che non c'è niente, perché Pina è una persona per bene. Certamente. Ma è la gente che pensa male. Arrivederci, Peppe. E se senti qualche altra cosa, vieni a riferirmelo. Domani, magari quando vengo per il sedano. Arrivederci. Arrivederci. Glielo faccio vedere io a quell'americana lì. Il sedano, il prezzemolo e il motoscafo. Ragazzi, vi devo parlare, almeno a voi. Qua non mi dà retta nessuno. Poverino incompreso. Ma dai, papà, non essere triste. Finitela di scherzare, io non la reggo più. Me ne vado, anzi, ce ne andiamo tutti e in testa quella matta di vostra madre. Sul più bello. E poi tu sei arrivato neanche da qualche giorno. Mi basta e mi avanza. Ma come fate qui? Mi sembra di vivere 100 anni fa.
Magari è bello proprio per quello. Hai assaggiato la pasta ripiena? Altro che hamburger e cheeseburger. Perché il baccalà con le patate, olive, peperoncino. Un po' pesante in agosto, ma ottimo. Mi state prendendo in giro voi due? Un po'. Però la pasta è ceci di zia. Queste vostre zie, non mi hai detto che ti stavano antipatiche? Ma no, sai, sulle prime. Sono matte, eh. Però sono simpatiche. Zia Rita cucina per cento, ma non mangia niente. Prima o poi finirà un quadro e farà successo. Zia Claudia recita bene la parte della bimba svampita, ma è una che la si allunga. Suor Camilla è lo spauracchio di famiglia, ma in fondo è buona. E poi zia Anna che sta sempre in meditazione. Matte però simpatiche. Sono d'accordo. Lo so perché sei d'accordo tu. A voi due, a voi tre, non vi fa bene l'Italia. Qui in paese, un paese che è mezzo città a sentire loro, piangono e si lamentano, ma in fondo stanno bene qui. Non si cambierebbero con tutta Los Angeles e Chicago. Tu pensa, il sole 12 mesi l'anno, lavoro poco, soldi quanto bastano, pace. Che noia. Punti di vista. Io per me non vedo l'ora di tornarmene in America, ma loro qui si trovano benissimo. Basta, domani si torna a casa. Il mese prossimo, vorrei dire. Intanto il volo è prenotato. Il volo? Ma io me lo compro un aereo. E poi, se devo dirti la verità, io qui mi sto trovando bene. Con quel macaco che ti fa la corte? Zitto tu, che hai la coda di paglia lunga un chilometro. Pettegola. Io? Piantatela. Non ho voglia di sentire le vostre sciocchezze. Dite a vostra madre che o parte con me o me ne vado da solo. Ah, papà, sono anni che non vede le sorelle. Le sorelle? Chissà. Ma che dici? Papà, sei più geloso di un italiano. La verità, siete abbastanza grandi, è che tra me e vostra madre le cose non vanno più bene come prima. Nulla di serio, nulla di preciso, ma lo sento, è come se qualcosa ci stesse allontanando. Ah, sciocchezze, che dici? Speriamo, io però parto. E se vuole mi segua. E non voglio nemmeno litigare e che lo sappia tutto questo paese. Connie, glielo chiedi tu? Se è sì, il volo è dopodomani. Io ci provo, ma non credo. E allora peggio per lei. E per me. Ora non esagerare. Sono nubi passeggere. Povero papà. Qui, in mezzo a tutti questi calabresi interi o a metà, mi pare proprio un pesce fuor d'acqua. Allora, Pina, come va? Nostalgia dell'America? Ma no, in fondo io mi trovo bene. Ci siete voi, le mie sorelle, in paese, gli amici. Mi sembra di tornare ragazzina. È diverso laggiù, sì, però io mi trovo bene. E tuo marito? Non ci pensi? Jack, è un tipo strano, è affezionato, lo so, però è imprevedibile, impulsivo, non mi dà certezze. Non vedi che litighiamo sempre? Però è tuo marito. Hai promesso di fronte all'altare. Non te lo scordare. Sta tranquilla, Carmen. Ma, ti posso ancora chiamare così oppure devo dire anch'io Suor Camilla? Chiamami pure come ti pare quando siamo sole. Ma tranquilla non sto. Ecco, la gente parla. E di che cosa, scusa? Non fingere, Pinuccia. Di te e di quella specie di marinaio lì, Don Tommaso. Ah, Tommaso, Don Tommaso. E che cosa deve dire? Solo bugie. Lo spero. Ma se tu non ti facessi vedere in giro con quella persona lì, sarebbe meglio. Hai due figli, ricordatelo. Ti preoccupi dei pettegolezzi, tu? No, io non mi preoccupo dei pettegolezzi, io mi preoccupo dei fatti. Il giorno della Madonna a mare sei sparita, in barca con lui. E beh, la processione così si fa. No, non si fa così la processione. Si segue la processione e poi si torna indietro. Non si sparisce. Beh, in ogni caso non ti preoccupare, non è successo niente. Mi ha portato fino a Copanello, al bar, abbiamo preso qualcosa e poi ce ne siamo tornati. E poi comunque io non sono una ragazzina, ho la testa sulle spalle. E tienila allora la testa sulle spalle. Te lo dico come Carmen e te lo dico come Suor Camilla. Il matrimonio è un sacramento. Lo so, non mi tormentare. Promettimi che non lo vedrai più da sola, questi pochi giorni che rimani ancora qui. Beh, ci penserò. Promettimelo. Sì, starò più attenta. Devi prometterlo, devi prometterlo. Sì, sì, ti sì, prego, sì, lo prometto. Promettimi che non lo vedrai più da sola. Promettimelo, Pina. Promettimelo. Scusami, Carmen, scusami tanto, ma devo andare. Ciao.
ancora la cartomanzia. Signore di Dio, avvicinatevi. Ma dai, lascia stare. Signora, le leggo i tarocchi e conoscerà la sua sorte. Dimmi, cara, quanto vuoi? Cammina, Pina. Cosa vai vedendo queste imbroglioni? E nominano pure il buon Dio. Che nostro Signore abbia pietà di te. Sciagurata. Ma dai, è solo un po' di curiosità. Guarda che bella. Penso che mi ispirerà un nuovo quadro. Ma sì, sentiamo che cosa dice. Del resto si è rivolta solo a me. Io a queste cose non ci credo. Però non si sa mai come va la vita. Vero, Rita? È vero. Su, allora, vediamo se sarò fortunata. Credi a queste carte? In ognuna c'è stampato il tuo presente e il tuo futuro. Io leggere il tuo futuro. Sì, sì, leggi, vediamo che cosa indovinerai. Questo è il carro, uscito dritto. Tu conquisti potere e avrai nuova vita. Tu sei matura per nuova vita. Vicino carro, mamma mia. Vedo carte difficili. Tu essere delusa. D'amore sei preoccupata? Per fallimento d'amore? Io credo di sì. Vicino esce imperatore. Nuovo incontro, avventura. Grande passione, grande. Adesso esce il papa. Tu essere a un bivio della tua vita e devi cercare equilibrio. Che carte strane! Qui esce la ruota della fortuna, vicino a carte denari. Oh, la torre rovesciata! Presto, presto! Devi trovare presto la pulizia karmica. Ma quale pulizia karmica e pulizia karmica? Tu ti devi pulire il cervello e l'anima, cara Pina. E tu, Rita, non ti bastano le filosofie di Anna. Ma che dai, c'è? Andiamo. Aspetta, dai, aspetta un momento. Smettila. Non lo vuoi sapere, signora. Peggio per te, peggio per te. Fermati, fermati, c'è una carta. Queste superstizioni sono peccato. Andiamo, via. Signora, torna, la carta è... Ciao, Connie. Beh, cos'è quella faccia? Stai male? No, sto benissimo. E dovrei essere pure contento. Quanti misteri. Parla. Ti ricordi quando ti ho raccontato... Che cosa? Mi hai raccontato tanto di te? Di quando ho mandato in giro quelle domande dopo il diploma. Ah, sì, mi ricordo. E non mi dirai che... Sì. Che bello. Proprio. Mi hanno risposto una ditta di Livorno. Accidenti a loro, ma non vanno mai in ferie. Tieni, leggi. Ah. Beh, ma che c'è scritto? Da qua, leggi io. Tu. Visto e considerato il suo curriculum, le offriamo un lavoro. Un lavoro? Rocco, ma è meraviglioso! Sì. Caspita, meraviglioso. Connie, parto stasera alle 10 da Lamezia. Stasera? Così presto? Ti dispiace? Un po'. Però sono contenta per te. Mannaggia loro, proprio nel pieno di agosto. Ma non potevano aspettare. Ah, vedi, Rocco, non era destino. Peccato. Connie, ma io torno. La domenica, un salto. Che ci vuole? Tu sei un matto. Guarda che anche a me restano pochi giorni qui in Italia. Connie, ma se vuoi, io rinuncio. Addio, Rocco. Ti voglio bene. Soltanto? Addio, telefonami. Vattene adesso! Connie, verrò in America! Che succede? Se ne va! Perché? Parte! Ha trovato lavoro! Che sfiga, ragazzi! Ti va una brasilena? È una specialità nostra. Altro che Coca-Cola. Ne ordino un litro?
No, grazie, non voglio nulla. E poi qui non dovevo nemmeno venirci. Via, che è successo? È successo che tutto questo non ha senso. Io parto e tu lo sai. E beh, è con questo. Io prendo l'aereo e... Basta, Tommaso. Sono venuta qui solo per salutarti. Lo facciamo adesso e per sempre. Aspetta, adesso mi dici che cosa... È tutto così assurdo. E ora ci si è messa anche Suor Camilla. Sono una donna sposata. Sposata? Con quel... Per favore, zitto. Veramente, se vuoi, la soluzione c'è. Ma quale soluzione? Sono stata solo una pazza. L'amore è sempre una pazzia. L'amore, smettila, Tommaso. Io qui sono venuta in vacanza e non per complicarmi la vita. E adesso te la sei complicata? Non mi far parlare. No. Adesso parli. Fino a quando sto qui, noi non ci dobbiamo vedere. È la nostra partita di pesca ai tonnetti. Ti devo insegnare. Devo andare. E va bene, vai. Queste sono le chiavi della mia moto. Io resto qui a piangere. Sii serio per una volta. È perché, se no, lo dicono a Suor Camilla. E vuoi vedere che so chi è stato? Se la vedrà con me, quel... Non trascendere. Salutiamoci e basta. Sì, forse è giusto così. Sì, è giusto così. Addio. Addio o arrivederci? Dove? Non lo so ancora, sento Paola. Posso venire anch'io? No. Come sei cattiva, zietta? Che c'è di male? C'è che voglio stare da sola con Paola e con chi mi pare a me. E chi è? Posso saperlo? No, non sono fatti tuoi. E poi lo sai che... Che? Niente, se non lo capisci. Sono americano, mica tanto intuitivo. O fai lo scemo o lo sei. O mi rendi scemo tu. Insomma, a me piace parlare chiaro. Ottima idea. Se tu, se tu non fossi, mi viene da ridere, mio nipote. Un dettaglio, zia. Ma quale dettaglio? E poi non c'è solo Paola, c'è anche Mario. Mario, quello antipatico. L'importante è che sia simpatico a me. Va bene qui, grazie. Salve, la posso aiutare? Sì, vorrei qualche consiglio su queste chicas. Guardi, per queste c'è bisogno dell'esperto. Se vuole glielo chiamo subito. Sì, grazie. Ah, eccolo, sta arrivando, la lascio con lui. Toh, i fantasmi, ma non dovevi morire? Fantasma sarai tu. Io sono viva, in carne e ossa. E che carne? Sei sfacciato, guarda che le prendi, eh? E io ti porgo l'altra guancia. E le prendi ancora. Ma dai, che mi sembri la pubblicità di un ricostituente. E come mai ce l'hai fatta anche stavolta? Come al solito, mi ha salvata la medicina zen. Non so che cosa sia, ma la ringrazio. Senti, questa sera ti posso invitare a cena per festeggiare? A stasera, allora? Passo io alle 9. Prima ho l'americana. Vuole stimare un terreno. Glielo metto caro, così lascia qualche dollaro. Bravo, bravo Salvatore. Ma che cosa hai capito? Come regalo per il nostro matrimonio. Come? Vilma, mi vuoi sposare? Ma io veramente ero venuta per le chicas. Non so come esporle, non so le innaffiature. Vilma, mi vuoi sposare? Certo che sì. Davvero non vuoi che veniamo con voi all'aeroporto? No, guarda, siete tanto cari, però d'estate, il traffico, l'aereo che parte in ritardo. Non disturbatevi. Ma quale disturbo? Cosa dici? Insomma, è che non mi piacciono gli addi in piazza. Io preferisco così, credetemi. Va bene, Pina, come vuoi. Avete messo in valigia i peperoncini e i pomodori secchi? No, all'aeroporto non glieli fanno passare. Ma a Jack piacciono. Salutacelo, mi raccomando. Ma Giovanna, non avevi niente da fare stamattina a casa tua? Ma che c'è di più importante che salutare la cara Pina? Ma... Beh, in viaggio di nozze verremo in America. Vi aspetto. Su, ragazzi, c'è poco tempo. Andiamo. Non è che adesso tornerai fra 35 anni, Pina? No, non ti preoccupare, anche prima.
E allora ciao. Zietta, mi raccomando, salutami Mario. Stupido, non esiste nessun Mario. Ma zia! Vattene! Muoviti, testone, dobbiamo andarcene. Ecco il taxi, è ora. Mi viene da piangere, a me no. Porto giù le valigie. Ciao. Buon viaggio. Ciao. Ciao. Ciao, Andrew. Ciao. Ciao. Oh. Ciao. Arrivederci, Pina. Beh, allora ciao, zia. Ti accompagniamo almeno fino alla strada. No, vi prego, già stiamo piangendo qua. Questo è per te. Bello, grazie, lo metterò nel salotto. Prendilo tu. Grazie, grazie di tutto. Grazie per quello che hai fatto per noi. Grazie. Grazie. Ciao. E così è finita. Un salto e saremo laggiù. La solita America. Mangerò hamburger invece che salsicce. Racconterò alle amiche. Ma che ne sanno loro? Non l'hanno visto il mare, non hanno sentito il venticello della sera. E Rocco? Che ne sanno loro di Rocco? Quasi quasi avrei voglia di restare. Si fermi un attimo per cortesia. Sì, signora, quello che vuole. Però così rischiamo di perdere l'aereo. Sì, sì, ma solo un attimo. Sia gentile, la prego. Eccolo qua, ti pareva? Marinaio sfaccendato, sei da tutte le parti. Mamma, lascialo stare. Mamma, è in agguato. Ti volevo salutare ancora una volta. Sei troppo gentile. Però mi raccomando, vai piano con quel motoscafo. Vai troppo veloce. Vorrei fosse una nave per varcare l'oceano. Non essere sciocco. Ti saluta pure quel contadinaccio. Ha detto che non ha avuto il coraggio di... Ricambia. Poveretto. Signora, perde l'aereo se non si sbriga. Devo andare. Ha ragione. Mamma! Lei si sbrighi per piacere. Per Lamezia. Io? Non so dire quale sentimento adesso mi prenda. Stiamo tornando a casa e siamo tutti e tre confusi. La mamma sembra sospesa e Andrew perso nel nulla. Sì, forse siamo un po' malinconici. Io mi sono innamorata di questa terra che è un poco mia e mi pesa lasciarla. Arrivederci, Calabria, my land. Arrivederci, Rocco. Vi penserò, la vostra Connie. L'aereo è un po' in ritardo, ho letto. Ah, che barba. Quasi quasi io vado a comprare un'altra rivista. Ma se non hai letto nemmeno le tue. Mamma, a te la bella Italia t'ha fatto male. Tu pensa a te. Tanto domani saremo tutti a casa. Aspettate, c'è un SMS di papà. È a Baltimora. Domani è a Tokyo. Pensa che novità. È così, lo sai. Si riempie e ci riempie di soldi. Ma a proposito, gli euro li avete cambiati? Io sì. Lei no, è una spendacciona. È rimasta senza un euro. No, io un euro me lo tengo per ricordo. Voi aspettate qui, io vado allo sportello bancario. Ho trovato 200 euro. Ma in dollari quanti sono? Parecchi soldi, circa 300 dollari. Ah, bene. Mi hanno dato 300 dollari. Avanzavano 5 euro. E adesso io di questi che me ne faccio? Spendili. Eh già. E prendiamo un caffè? No, no, grazie. Sono già nervosa per conto mio. E allora tienili per ricordo anche tu. E per ricordo di che? Che ne so. Fatti tuoi. Ah. Ora è meglio che vada a comprare qualche altra cosa. Buongiorno. Buongiorno, signora. Mi dia
Con 5 euro che cosa mi può dare? Beh, quasi niente. Vuole un gratta e vinci? E che cos'è? È un gioco. Si gratta con la monetina, si vince qualche cosa. Ah, sì, sì, me lo dia. L'abbiamo anche noi in America. E avete tutto lì voi. Ecco, 5 euro. La monetina. Gratto? Gratti pure. Prego, veda un po' lei. Beh? Venga con me di là. Perché? Venga con me di là. Ma lei è matto, scusi. Molto peggio, molto peggio. Venga con me di là da sola. Ma dove? Di là, dove non ci vede nessuno. Ma guardi che io grido, eh. Venga con me, stia zitta, le conviene non parlare. Venga. Ma insomma. Venga, venga, venga. Venga, venga. Signora, io non so proprio come dirglielo. Ma che cosa? Signora, guardi, non trovo le parole. Ma parli, se no stavolta io grido per davvero. Ma che cosa grida, signore? Che cosa grida? Lei ha vinto 1 milione di euro. Guardi qua, 1 milione di euro. 1 milione di euro? Ho vinto, sì. Oh, mamma mia. 1 milione di euro. E quanto è in dollari? 1,5 milioni ed oltre. Madonnina mia, ma me li dà lei? Io, magari. Lo deve ritirare, deve andare in una banca. Ma io ho l'aereo tra un quarto d'ora per New York. E prenda quello dopo. Oh, mamma mia. Ma certo che la fortuna arriva nei momenti sbagliati. Vola d'Italia 1170 per Roma Fiumicino attraverso l'uscita B3. Tutti i passeggeri... Ragazzi, per New York, dove siete, ragazzi? 610 sono pregati di rivolgersi... Mamma, ti ripeto. Peggio, e che... All'Italia ringrazio. Che ne so, e che sono diventata ricca. Ma lo eri anche prima? Sì, però stavolta la differenza è che i soldi sono tutti miei. E allora? E allora, allora forse io sarò la prima immigrata americana che rimarrà in Italia. Hai sentito l'imbarco? Sì. Mamma, l'aereo. Mamma, andiamo. Ecco, sbrigati. Sì. Dai, mamma. Che faccio? Mamma, dai, andiamo. La signora Pina Russell è cortesemente attesa all'uscita B3 per l'imbarco immediato del volo AZ1170 per Roma Fiumicino. Miss Pina Russell is kindly request at gate B3 for immediate boarding of Alitalia flight 1170 to Roma Fiumicino. Ogni giorno con te aveva qualcosa in più.
solo tu.